Buongiorno a tutti, io sono il professor Berti, sono attualmente il direttore dell'unità operativa di dermatologia dell'ospedale maggiore policlinico Fondazione Cagranda, sono anche uno dei soci fondatori dell'associazione Gruppo Italiano per la lotta alla sclerodermia, GILS, di cui avete visto l'icona. Ci siamo sempre occupati di dermatologia, in dermatologia di questa malattia. Ovviamente nel tempo abbiamo sviluppato non solo ricerca ma anche tecnologie per vedere in vivo l'evoluzione della cute che tendenzialmente diventa sempre più dura. Passerei subito la parola alla dottoressa Passoni che poi è quella che operativamente si occupa della patologia. Sì, buongiorno a tutti, io sono Emanuela Passoni, sono in dipendente del Policlinico nell'unità operativa di dermatologia. Parliamo oggi di sclerodermia o sclerosi sistemica, che è una patologia rara, autoimmune, cronica, che si manifesta sulla cute con delle lesioni indurite, con una perdita dell'elasticità cutanea ed è molto invalidante per i nostri pazienti. Come dermatologi noi siamo in particolare improntati su tre fronti. Sulla fronte della prevenzione, perché grazie all'aiuto del GILS e grazie al nostro ente abbiamo potuto aprire un ambulatorio che si occupa di prevenzione dei tumori cutanei nei pazienti sclerodermici che sono sottoposti a terapie immunosoppressive e terapie biologiche. Inoltre ci occupiamo anche della parte della diagnosi, della cura, del monitoraggio, del trattamento medico mediante indagini ecografiche, elastosonografiche, mediante la teletermografia. E inoltre interveniamo anche con attività convenzionistica facendo degli incontri multidisciplinari per permettere in una diagnosi precoce, quindi un miglioramento del trattamento, miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti. Questo grazie al Gruppo Italiano Lotta Sclerodermia e grazie alla rete che è stata costruita nella regione Lombardia che vede uniti diversi grandi ospedali, quale il nostro, quindi l'ospedale Policlinico, l'Istituto Humanitas, l'ospedale di Niguarda e l'ospedale di Legnano. Quindi adesso passo la parola alla una delle nostre pazienti. Buongiorno a tutti, io sono Tina Sabbioni e sono una paziente sclerodermica da circa 26 anni. Oggi siamo qui per parlare del GILS e di tutti i progetti che promuove appunto il GILS per la salute di noi pazienti. Dobbiamo parlare del progetto Scleronet, che è un progetto molto importante e ambizioso, che serve per la creazione di una rete che raccoglie i vari specialisti di diverse strutture ospedaliere che partecipano appunto a questo progetto. Pensiamo come è importante l'approccio dei pazienti con questi vari medici che sono specialisti nel loro settore e quindi si può arrivare ad un approccio veloce con i medici e trovare una cura appunto molto veloce perché bisogna intervenire subito. È importante la diagnosi precoce e quindi pensate come è importante il dialogo tra i vari specialisti per trovare una terapia, un approccio velocissimo, una terapia per proprio la salute dei pazienti sclerodermici. Naturalmente si parla sempre della ricerca di fondi. Il GILS promuove vari progetti e tra cui per la giornata del ciclamino che in Lombardia si terrà il 22, il 23 e il 24 settembre si raccoglieranno dei fondi per mettere a disposizione di due medici giovani ricercatori una borsa di studio proprio per la ricerca appunto su questa malattia e soprattutto una specializzazione clinica per i pazienti. Ringrazio tutti, vi aspetto numerosi alla giornata del ciclamino. Grazie e buongiorno a tutti.